dolce della domenica. Assolutamente. Aria sì. Di carnevale, il sanguinaccio. Guardate buono, un po', vediamo che combinano oggi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo dolce della domenica. Oggi prepariamo il sanguinaccio che a me piace tanto con Sabrina e mia mamma. Wow. Con la piccola Sofì. Wow! Buona domenica! Ben Buongiorno! Trovati. Allora, domenica scorsa abbiamo preparato le chiacchiere, invece oggi prepariamo il sanguinaccio perché siamo sempre in periodo carnevalesco e quindi ci sta tutto il nostro sanguinaccio. Allora, cominciamo subito ad elencare gli ingredienti. Allora, un litro di latte, 600 g di zucchero, 100 g di cacao, 150 g di cioccolata fondente, 150 di amido di mais, una bustina di vanillina, un pizzico di cannella e una tazzina di liquore tipo strega. Ok, quindi cominciamo subito. Subito, sì. Allora, mettiamo prima la farina che va prima l'amido, scusami, che va setacciato. Sì. Ecco qua, per non far fare grumi. Ok, quindi si comincia con le polveri. Sì. Ecco qui che schizza amido da tutte le parti. Ok. Poi mettiamo il cacao. Cacao? Sì. Cacao amaro? Cacao amaro, sì, okay. Perché lo zucchero lo mettiamo dopo. Perfetto. Cacao amaro. Eccolo qua. Setacciamo tutte le polveri così non si formano quei fastidiosi grumi che spesso quando si fa il sanguinaccio in casa è tipico. Poi ho messo lo zucchero. Zucchero. Diamo una girata così veloce. Ok, quindi per amalgamare tutte le polveri. Sì. Metto un altro po' di zucchero perché secondo me ne ho messo poco. Ok. Mi sposto un po' gli ingredienti. Grazie. Inizio a mettere un po' di latte. Allora, anticamente il sanguinaccio si faceva con il sangue di maiale. Sì. Una cosa a mio parere. Tu l'hai mai provato? Io no, mai. Quanto sgradevole. Noi invece lo facciamo nella versione moderna, quindi senza sangue di nessun povero maialino. E quindi. Noi siamo giovani, non possiamo siamo capire giovani, queste cose. Siamo sì. Moderne, quindi questo sangue di maiale lo evitiamo. Lo evitiamo. Ecco okay. Qua. Ho messo dopodiché, il latte, l'ho messo al fuoco. Ok. Metto un altro po' di latte e mescoliamo fin okay. Quando non si densa un po', okay. Deve diventare denso e quindi okay. Si va qui a girare giriamo il nostro cioccolato non diventi un po' più denso, più corposo, perché adesso è ancora liquido. Eccoci qua. Allora Sofì, tu settimana scorsa ci hai detto che quest'anno a carnevale ti travestirai da Mary Poppins. Sì. Giusto? Sì. Ok, ma le tue amiche da cosa si vestiranno? Beh, ancora non me l'hanno detto. Non te l'hanno detto ancora. Ma tu perché? Sai perché ha scelto Mary Poppins? No, non lo so. Perché ha il tacco. Ha le scarpe con il tacco. Quindi allora lei cercava in base un abito sì. Che avesse le scarpe col tacco. Sì. Quindi io... lei ha deciso Mary Poppins. Di vestirsi da Mary Poppins. Sì. Ok, allora il nostro sanguinaccio si sta sì. Addensando. Mettiamo la cioccolata fondente. Ok, a pezzi così. Sì, e la facciamo sciogliere. Ok, va sciolto completamente oppure sì. Possiamo lasciare completamente. Anche... Okay, va sciolto okay. Completamente. Perfetto. Poi mettiamo, ho messo nel frattempo anche la vanillina. Sì. E un po' di cannella. Un po' okay, perché per aromatizzare sì. Un po', ok. Non piace tantissimo l'odore della cannella. Spengo qui. Spegniamo, ok. E mettiamo la strega perché la strega va versata a fornello spento. Sì. Ok. Può essere fuoco. Pericolosa. Ok, certo. Oh, è alcol okay. Quindi ecco qua ok ed ecco un goccio qua. Di si dovrebbe fare un altro po' però per questioni logistiche sì, di tempo non ce la facciamo ma per fortuna io ho già qualcosa pronto. Ecco qua, questo eccolo è per te qua. Questo è il nostro sanguinaccio e questo prego è per la mia piccola Sofì la telecamera di inquadrare il nostro e poi se vuoi ci sono anche le chiacchiere che magari puoi mettere all'interno sì. Come vuoi. Allora io assaggia prima. Ma che com'è? Bontà, ma io devo fare la scostumata e devo fare così. Anche tu? No? Buonissimo. Meno male. Giro e Essa mi starete invidiando. A voi! Ciao!